Torna a Napoli per la 13ª edizione la rassegna I Corti della Formica. Il festival di corti teatrali sotto la direzione artistica di Gianmarco Cesario è stato presentato questa mattina nella sala giunta con l'assessore alla cultura Nino Daniele e si terrà anche quest'anno al Teatro Tram in via Portalba. È la 13ª edizione di questa rassegna che per prima ha portato al sud di Roma quella che era la realtà dei corti teatrali, qualche anno fa praticamente sconosciuta, adesso invece è diventata una vera e propria un vero e proprio stile che viene riproposto spesso anche in altre rassegne, in altri parti, ed è mio orgoglio proprio quello di essere stato uno dei primi a portarla qui. Ogni sera dal 9 al 14 ottobre, dalle 20:30, saranno in gara 3 corti della durata massima di 20 minuti ciascuno. Ogni rappresentazione è seguita da un dibattito che i componenti del cast intratterranno con pubblico e giuria. Quest'anno il messaggio è il teatro a colori, perché io credo che a differenza di cinema, fotografia, televisione, il teatro è nato a colori perché vive di vita vera e quindi vive della realtà, della vita vera, dell'impatto tra pubblico e attore e performance, per cui non c'è nulla di più vero del teatro per poter raccontare la vita. Nato a Napoli nel 2005, inizialmente col nome La Corte della Formica, prodotto da Teatro a Vapore, il Festival di Corti Teatrali, dopo 10 edizioni ed una pausa, è tornato lo scorso anno come I Corti della Formica. La rassegna si avvale della collaborazione del Comune e grazie al regista Gerardo D'Andrea è inserito con una selezione di 3 corti nel Positano Teatro Festival, di cui D'Andrea è direttore artistico. Napoli è il teatro italiano del Novecento, quindi questo ovviamente ci dà molto coraggio e anche molte responsabilità. E I Corti della Formica sono una grande rassegna di talento, quindi noi cerchiamo di sostenerla, appoggiarla e dare visibilità a tutto quello che questa anche esperienza riesce a mettere in campo, per cui quest'anno aggiungiamo oltre allo spazio che poi i premiati hanno nel Festival Teatrale di Positano, che è ovviamente un appuntamento molto importante, anche 2 serate nell'estate a Napoli al Maschio Angioino, che saranno sostenute dall'assessorato alla cultura, e così i cittadini napoletani potranno vedere appunto questo fermento così intenso e creativo che attraversa la Napoli teatrale.